Ben ritrovati a tutti. Nonostante, sarò onesto, a me fare gli unboxing non è che mi entusiasma, però il pubblico gradisce, cosa a me tutto sommato veramente strana e incomprensibile. Eccoci qua ad aprire l'ennesimo pacchetto dello spendacciosissimo Criminal. Stavolta il pezzo, nonostante sia ovviamente, neanche servirebbe dirlo, di origine russa, arriva dall'Italia da un caro amico che mi aiuta molto spesso a trovare molte cose interessanti. Il nome esatto di questo vest non sono in grado di pronunciarlo perché è una roba allucinante, una parola che non so neanche da che parte iniziare a pronunciarla. Lo chiamerò semplicemente con il nome che viene usato dagli occidentali, Fackel Vest. Uno di quei vest totalmente inutili, molto raro, costosissimo, apparso agli inizi degli anni 90. Si può già vedere solo qua dalla prima inquadratura che ha un sacco di tasche, ma poco utili. Abbiamo due tasche portacaricatori, due tasche portagranate. In questa taschina qua dovrebbe andarci infilato, penso, un flare o comunque qualcosa di molto piccolo. Fondina per la Makarov con relativo caricatore e una tasca molto grande e capiente qua sul fianco sinistro. E poi è pieno di tutti questi anellini strani. È un vest molto particolare, interessante. Sulla parte posteriore, come gli M-Vest e i V95, troviamo le tre tasche che possono portare un po' di tutto, altri caricatori ovviamente, almeno si spera, perché due caricatori solamente soltanto ci stanno davanti. Un'altra tasca qui piuttosto grande e speculare questa. E poi, come succedeva nei vest anni 90, c'è sempre questa strana tasca porta sciabola, non lo so che cazzo ci mettevano dentro qua, se la paletta da sbirro o boh, che altro per fare i posti di blocco. Quindi questo è tutto, Fackel Vest colorazione VSR, dovrebbero esserci anche delle stampe da qualche parte, le ho viste dentro, qua 087, vabbè c'è un codice seriale del sarcazzo qua. Wow, questo è tutto ragazzi, grazie a tutti per la visione, ciao!